E diamo il buon pomeriggio al direttore sportivo Gianluca Petrachi. Direttore, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Benvenuto. Ben trovati. Lui, salve, direttore. Tutto stirato, tutto sempre preciso. Ben trovato, no, direttore. La cravatta non l'ho messa la cravatta. Ok, ti perdoniamo. No, Enrico sì, direttore, Enrico è con la cravatta, preciso, lui a queste cose ci tiene. Vabbè, fa gli onori di casa, no? Giusto, esattamente. Allora, per parlare con quello che è definito un sergente di ferro, mi dai un sottofondo diverso? Perché, se mi permettete, mi prendo 3-4 minuti io con Gianluca Petrachi. Salve Gianluca, sono il direttore di Radio Radio. E volevo conoscerti un po' di più. Innanzitutto vedo in questo collegamento che alla tua destra c'è un crocifisso. Tu credi in Dio? Assolutamente sì. Sono un credente. Sei un credente, e questo è bello, questo già è importante. Oggi è la festa dei nonni. È la festa dei nonni. Tu hai avuto dei nonni con i quali hai avuto un rapporto speciale o no? Ahimè, il nonno paterno non l'ho mai conosciuto, mi sarebbe piaciuto tanto conoscerlo. Il nonno materno l'ho conosciuto, avevo un buon rapporto, era una bella persona, quindi le nonne naturalmente sono state molto dolci con me e mio fratello, sicuramente ho un bel ricordo. Senti Gianluca, che infanzia hai vissuto tu? Cioè, tu hai sempre pensato al calcio, sei stato un ragazzo, ecco, che ovviamente ricordiamo, tu sei del Lecce, no? Sei di Lecce praticamente, e hai vissuto lì. Come è stata la tua infanzia? Direi molto bella, perché soprattutto spassionata, perché mio padre è stato un grande padre e me l'ha fatta vivere con molta spensieratezza, leggerezza, però con molto rigore, con molta abnegazione e soprattutto molto rispetto per il prossimo. Quindi mio padre mi ha dato anche tanti valori, che è quello del rispetto, quello dell'onestà e di guardare in faccia sempre le persone, perché poi alla fine uno deve essere sempre se stesso. Però deve sempre, per ricevere rispetto, deve sempre darlo per prima. Quindi questo è quello che mi ha trasmesso mio padre. Poi, per quanto riguarda il calcio è stata la mia vita, è la mia vita, come se fosse più di una religione, perché comunque ho scelto di fare il calciatore, ho scelto di fare il direttore, e credo che in questo, come dicevo prima, mio padre, essendo stato un calciatore dilettantistico, nonché un vigile del fuoco e un cantante in vernacolo folk, quindi una persona di grande personalità, mi ha lasciato sempre fare le cose che a cui io ci tenevo particolarmente, mi ha sempre dato fiducia. Certamente io ho corrisposto sempre a questa fiducia, perché poi fondamentalmente non l'ho mai deluso. Senti, hai parlato molto in questo minuto e mezzo di tuo padre. Io, per chi mi conosce, sono un fan del rapporto tra padri e figli. E tu hai mai detto a tuo padre: papà, ti voglio bene? Cioè, lui, com'era questo rapporto? Com'è? Ma è stato un bel rapporto. Sicuramente io l'ho vissuto non tantissimo, perché io poi a 18 anni sono già andato via di casa, ho fatto il mio percorso da calciatore, e quindi quando forse avrei dovuto vivermelo non l'ho vissuto, perché poi è morto molto prematuramente a 54 anni, quindi anche è stata mio, una cosa, penso, abbastanza, anche il mio a 56, sì, ecco, quindi è stata una cosa abbastanza traumatica per il sottoscritto. Ti manca? Sì, assolutamente. E ti voglio chiedere questo, Gianluca, che rapporto, cioè che cosa ti sta mancando qui di Roma, no? Perché io percepisco che questa storia con la Roma è stata una cosa un po' particolare, e forse ha intaccato anche la forza del sergente di ferro, ecco. Ti ha mortificato questa cosa di Roma? Mi ha mortificato perché fondamentalmente io sono venuto con tantissimo entusiasmo e credo che questo sia stato visibile a tutti. Ho creduto tanto nel progetto Roma, ho creduto a tutte le cose che mi erano state raccontate, che mi erano state dette.
E vorrei ricordare che per venire a Roma ho avuto anche una diatriba abbastanza importante con il mio ex presidente, perché nonostante lui sapesse che era il mio ultimo anno, comunque ha fatto di tutto per non lasciarmi andare, per tenermi lì. Che peraltro è un uomo molto potente, perché è un grande editore di televisioni, giornali importanti, insomma, mettersi contro assolutamente non è stato semplice, non lo è tuttora, perché comunque lui, come hai detto tu, è una persona di potere, quindi gestisce tante determinate cose, però questo a me importa poco. A me importava il fatto di venire a Roma e di credere di poter provare a cambiare qualcosa, perché tutti nell'ambiente calcio lo sanno, lo dicono, l'ambiente Roma si sa che è un ambiente difficile. Se per 20 anni non si è vinto più uno scudetto, non è solo esclusivamente perché non ci sono stati dei bravi giocatori, dei bravi allenatori o dei bravi direttori sportivi. Io credo che di fatto ci siano problemi più grossi, però io ho bypassato questo, ho detto nella mia testardaggine, nella mia cocciutaggine, nel mio modo di fare calcio, ho detto prima o poi come sono riuscito a cambiare Cairo nei miei 9 anni, perché Cairo, quando sono arrivato nel Torino, a detta sua, non a detta mia, aveva fatto dei campionati un po' di A e tanta B, aveva perso 64 milioni delle vecchie, de 64 milioni di euro, e sostanzialmente era contestato. Io ho cercato di aiutarlo in questa crescita, lui mi ha aiutato in certi altri tipi di aspetti, perché bisogna riconoscere le cose, mi ha fatto crescere sotto tanti punti di vista, anche a livello proprio di contrattazione, di gestione. È un imprenditore importante, e lo è anche come manager, e naturalmente io ho cercato di rubargli il più possibile, però io ho cercato di insegnargli il calcio, come si faceva calcio e come si fa calcio. E devo dire che i risultati sono stati importanti, perché poi al di là delle plusvalenze siamo arrivati quasi a un totale di 200 milioni nel corso di questi anni. Il Torino ha raggiunto dei livelli che erano anni che non raggiungeva, coniugando sempre il rapporto qualità-prezzo a quello che era un po' l'aspetto tecnico. Cioè, negli anni miei 2 volte comunque si è arrivati in Europa League, ed erano tanti anni che il Torino non ci andava. Quindi voglio dirti, sicuramente la mia idea era venire a Roma e cercare di avere delle persone accanto che mi aiutassero a darmi la forza necessaria per provare a cambiare qualcosa. Ma e devo dire che io per... Scusami, no, poi comincio a passarti i colleghi. No, volevo ricordare tra gli altri che quando tu eri al Torino hai portato al Toro Ciro Immobile, questo non che adesso è la Scarpa d'Oro, insomma, e quindi hai portato Ciro Immobile. Infatti qualcuno dice che era stato scoperto altrove, in realtà io l'ho preso che aveva fatto forse 3 gol nel Genova, e quindi poi rivenduto al Borussia Dortmund per 22 milioni di euro, se non dico una cavolata. E quindi poi l'ho ripreso dopo un anno e mezzo che aveva fatto male all'estero, prima appunto al Borussia, poi è andato, se non sbaglio, al Siviglia, e con me al Torino ha rifatto un altro 6 mesi, perché l'ho preso a gennaio, fece 6 mesi importantissimi, rifece forse in 6 mesi fece 12-13 gol. Sulle statistiche non sono bravo, però fece benissimo Ciro. E non dimentichiamo Belotti, giusto per fare. Che è ancora ormai una bandiera, ecco, del Torino. Belotti è un po' il fiore all'occhiello, perché Belotti non giocava nel Palermo, e quindi preso a 7 milioni. Ragazzo straordinario, ragazzo speciale, Andrea. Sono molto legato, perché poi è un ragazzo molto riconoscente. Sa quello che io ho fatto per lui, sa quanto io l'ho aiutato anche nel suo percorso di crescita, naturalmente con tutti gli allenatori che si sono susseguiti negli anni, però credo che Andrea sa benissimo l'opportunità che gli ho dato e l'ambiente in cui è arrivato e come si è sentito amato da subito, nonostante i primi 2 o 3 mesi giocava a Ciapanò, come si dice, non vedeva neanche la porta, poi iniziò a sbloccarsi e poi un anno praticamente poteva andare da altrove, poteva essere venduto, poi Cairo
diciamo, non valutò congrua la cifra per andare e rimase, ma insomma anche lì se fosse andato avremmo fatto una mega plusvalenza. Poi torneremo a questo, alla carriera, un po' anche al mercato attuale, almeno per quanto mi riguarda di questa prima parte, l'ultima domanda, ma sei tu che non ti sei fatto capire alla Roma o proprio gli altri che non hanno capito? E poi ti volevo chiedere se questo tuo carattere molto forte, il carattere del direttore molto forte, io ricordo le conferenze stampa, la prima, quando dicesti io non do notizie, non do informazioni, non privilegio X piuttosto che Y, quindi diciamo, secondo me là già ti sei creato dei nemici proprio gratis, ma insomma, sei tu che non ti sei fatto capire o gli altri che non ti hanno capito a Roma? Ma io credo che mi hanno capito bene, per 6 mesi mi hanno anche sostenuto, tant'è che le cose sono state fatte. Io l'ho scritto anche nella mia lettera che ho pubblicato, che per fino a dicembre, gennaio ho fatto tante cose con l'aiuto della società, perché qualcuno può anche domandare di quanto rigore, di quanta disciplina c'era a Trigoria, di quanta gente non entrava più per fare la visita in un certo modo, quanta gente ho allontanato tra virgolette al cospetto della prima squadra per cercare di tenere più ermetico il gruppo, quanta mentalità professionale ho cercato di apportare, quante multe ho fatto e hanno pagato per chi non rispettava determinate regole di un regolamento interno che avevo introdotto, e credo che tutto a mio avviso stava andando bene, se non di più. Quando come ho raccontato, ho cercato di porre fine anche a tante situazioni che accadevano, fra cose che venivano raccontate all'interno, tutte le notizie che venivano trapelate, tanta gente che sostanzialmente era lì e non faceva nulla, ho cercato di spiegare loro che per essere vincenti veramente bisogna partire dalle fondamenta, dalle basi. Se tu non c'hai una famiglia con cui confrontarti, con cui andare tra virgolette a fare la guerra, perché ogni partita è una guerra, se tu vai a fare una partita e alle spalle non ti trovi, faccio degli esempi, il massaggiatore al tuo fianco, il magazziniere, il fisioterapista, il medico, e sono dispersivi, anzi magari qualcuno di loro prega perché le cose vadano male e il direttore venga mandato, perché questa disciplina, questo rigore, questa professionalità che questa persona richiede non sono congrue a quello che è stato sempre fatto negli anni precedenti, è evidente che hai già perso, perché tanto nel calcio non è le cose ti possono andare sempre alla stragrande, in campi dei momenti anche di difficoltà in cui poi quelle persone si uniscono ancora di più, fanno gruppo, e allora lì sei pronto a poter vincere qualcosa, perché nelle difficoltà si esaltano le persone. Troppo facile quando le cose vanno bene a salire sul carretto dei vincitori, quando le cose che vanno male bisogna tirare fuori gli attributi ed essere uniti e compatti. Io credo che questa forma di unione, questa forma di compattezza, io parlo nella struttura Roma, non c'è mai stata, anzi molte persone, l'uno parlava male dell'altro, si guardavano in faccia, si abbracciavano, come si girava l'angolo, dicevano quello è uno stronzo, quello è un cretino, quello è un... E questo era un po' l'ambaradan generale che ci stava. Siccome io ho cercato di anche quelle persone che non si parlavano, di cercare di unirle, di integrarle, di confrontarsi, allora a me, se c'è gente che esce fuori dal contesto squadra, calcio, spogliatoio, non mi interessa, poi alla fine l'importante è che c'è compattezza tra di noi. E beh, qualora poi c'è qualche cosa che sta di dentro di noi che non è positivo, che crea strumentalmente confusione, e beh, a quel punto io devo allontanare. E se tu non mi dai la forza, tu società, di allontanare il soggetto in carico, i soggetti, io non è oggi, non è domani, perdo uguale, ma fanno morire me. E questo il calcio funziona così, ragazzi, molto semplice, ma ci sono delle regole non scritte che ahimè poi valgono. Direttore, quando è che alla fine ha cominciato a sentirsi un uomo solo rispetto a questa battaglia che stava cercando di portare avanti? Cioè, c'è stato un momento, un episodio che ha fatto capire a Gianluca Petrachi che non era la strada che aveva intrapreso, oppure che c'erano dei bastoni tra le ruote troppo importanti
rispetto a questo cambiamento? Guarda, io devo esserti sincero, racconto una cosa che naturalmente non, nessuno sa, però a un certo punto io ho chiesto alla mia persona di riferimento, ma il presidente, io parlo naturalmente su gennaio, ma è contento di ciò che si sta facendo, è contento di quello che si è fatto, o c'è qualche problema? Perché trovo, è vero che io non parlo bene l'inglese, quindi io non ho avuto mai un confronto diretto con il presidente se non due o tre occasioni in nei primi 7-8 mesi, quindi naturalmente era tutto, gli veniva tutto raccontato e quindi io non so cosa raccontavano al presidente. Certo è che io mandai un messaggino sotto Natale a Pallotta, molto carino, per gli auguri, e ribadisco, sotto Natale abbiamo vinto a Firenze, eravamo quarti in classifica, eravamo in piena lotta Champions, che era quello che la società al sottoscritto aveva chiesto, e Pallotta non mi ha mai risposto a quel messaggio. Io sinceramente ci sono rimasto male e mi sono domandato, sarà successo qualcosa visto che non mi risponde anche per educazione a un messaggio? Io credo che in quel momento ho capito che mi stavano scavando la fossa, stavano cercando di abbattermi, stavano cercando di distruggermi in maniera molto, molto subdola. E ho sperato quanto prima che le cose cambiassero, che il presidente si facesse vedere, che mi chiamasse, che volesse anche un incontro, un confronto. In realtà non c'è mai stato. E io sono andato avanti per la mia strada, ho cercato di fare i cambiamenti che appunto vi ho detto prima, e lì non hanno preso tempo. Io ho chiesto determinate cose, non me le hanno fatte fare, e lì ho capito che dovevo sperare che finisse il campionato, mettermi a sedere, cercare di arrivare il più in alto possibile, e poi guardare in faccia le persone e dire quelle che erano le cose per cui si faceva come dicevo io, oppure mi dovevano mandare via. Enrico? Allora, Ilario, mentre parlava Gianluca mi veniva in mente che spesso tu, quando ci confrontiamo in privato, parliamo del Trigoria Resort e tanti non ti capiscono, e dalle parole di Gianluca escono delle cose. Comunque io ho fatto una lista, Gianluca, e vorrei che dai un voto a questo direttore sportivo. Zonzi, dato via, che prendeva 4 milioni e mezzo netti. De Frel, venduto con obbligo di riscatto. Sadik e Marcano, 1 milione e mezzo, con Alonso 5 milioni. In entrata Veretù, e oggi non so quanto può valere, Smalling in prestito, Mkhitaryan in prestito, Zappacosta, che stava in nazionale, poi si è fatto sempre male, Vilar, Perez, Lopez, poi ci spiegherà il prezzo quello di Lopez, Spinazzola, Mancini, Ibanez e Divara col cambio con Manolas. Che voto daresti a questo direttore sportivo? Ma io credo di aver fatto delle cose che erano anche in linea con quello che la società mi aveva chiesto. Io mi reputo un aziendalista, la società mi ha detto dobbiamo rinnovare, dobbiamo cambiare, dobbiamo mandare via dei vecchi, prendere dei giovani, cercare dei giovani di prospettiva, visto che nel tuo passato hai sempre dimostrato di prendere dei giocatori che valevano un tot e poi sono stati dei giocatori con dei valori aggiunti, e cercare di rendere la squadra un pochino più forte di quella che è attualmente, cercando di stare attenti al bilancio perché non ci sono tanti denari, però l'idea è quella, con facendo determinate cose di intelligenza, puoi riuscire a rendere la Roma più forte, più solida. Certamente è un percorso che non è che dall'oggi al domani si fa. Io credo che siano state fatte delle buone operazioni, su molte naturalmente sei stato anche costretto a fare delle operazioni, perché il calciomercato non è come il fantacalcio, ti metti, ti compri quello, dai soldi e finisce lì la storia. Ci sono tante, c'è la plusvalenza, c'è cercare di fare delle operazioni intelligenti, furbe, come dico io. Certamente io credo che la struttura era salita sul bene. Secondo me sono stati presi dei giovani validi, dei giovani importanti, erano stati confermati dei ragazzi secondo me bravi, e io comunque, io naturalmente tutta la mia struttura era riuscita a sistemare 15 giocatori, tra cui almeno la metà venduti, giocatori che obiettivamente non è che avessero tanto mercato. Quindi oggi credo che
per il direttore sia anche molto difficile spostare via dei giocatori e farli andare e raccattare anche dei soldi dopo magari delle stagioni non buone. Certamente io voglio ribadire che le basi erano state messe, quindi anche perché poi tanti giocatori ti rifiutano anche il trasferimento. Altri tre giocatori della Rosa della Roma mi avevano rifiutato un trasferimento che il sottoscritto aveva cercato loro. Però questo fa parte del gioco, non è che sto a dire che ne avrei potuto piazzare altri 10. Certamente però alcuni mi hanno rifiutato e sono rimasti e sono ancora a Roma. Stefano Agresti, direttore. Sì, buonasera Gianluca. Buonasera. Ho ascoltato tutto quello che hai detto, io arrivo un po' come un rompiscatole, ma non credi di avere, a parte che forse agli acquisti forse dovremmo aggiungere anche Kalinic per esempio, no? E magari quello sì. È una ciambella che non è proprio riuscita con il buco, però ti volevo dire... Kalinic l'ho preso in prestito gratuito e mi hanno pagato anche l'ingaggio, perché Kalinic al Atletico Madrid guadagnava 5 milioni e da noi ne guadagnava 3, e comunque Kalinic a mio avviso ha pagato sicuramente un avvio di stagione in cui non era fisicamente a posto perché era tanto che non giocava, però nel finale di stagione secondo me se avesse giocato di più e poteva giocare di più, secondo me poteva darci una mano in più. Però questi sono naturalmente discorsi soggettivi, certamente uno non può dire Petrarca ha comprato Kalinic, ce l'ha pagato 20 milioni e adesso ci abbiamo un fardello dietro, non sappiamo come sbarzarcene. Secondo me quelli sono i problemi veri che un direttore sportivo fa, quando ti lasciano i giocatori con 4-5 milioni di ingaggio, pagati 30 milioni e tu non sai dove farli piazzare perché con te non ci giocano neanche. Scusami se ti ho interrotto. Non credi... No, ci mancherebbe altro. Ti volevo chiedere questo, perché io credo che i tuoi problemi alla Roma siano nati molto anche per un problema per una questione di comunicazione. Non credi di avere, perché effettivamente poi sui calciatori, le scelte, eccetera, al di là di Kalinic, che era un po' una provocazione la mia, però effettivamente hai lasciato alla Roma delle cose assolutamente da rispettare, da apprezzare. Non credi di avere ha avuto un modo di un impatto dal punto di vista comunicativo? Io non so se troppo duro, se troppo violento o a volte un po' fuori tempo, che però ti ha creato dei problemi forse addirittura decisivi nel tuo rapporto con la società e anche un po' con tutto l'ambiente. Ma questo lascia il tempo che trova, perché io il mio carattere è questo e lo è sempre stato, quindi quando mi ha scelto la Roma sapeva che Gianluca Petrarca era fatto in questo modo, le cose io non le mando a dire. Naturalmente in un sistema malato come ci può essere a Roma, perché c'è un sistema malato dove tutti pensano di voler avere le notizie, perché mi chiama il direttore di quel giornale, mi dice ma tu non sai chi sono io, mi chiama quell'altro e mi dice ma tu non, io sono la storia a Roma del giornalismo, oppure è normale che io devo mettere un freno a questa emorragia, perché domani se parlo con uno dovrò parlare con tutti e comunque qualcuno ci rimarrà sempre male. Io la mia comunicazione l'ho fatta con la mia semplicità, ho detto che come è successo in altri posti, che sia stato Pisa, che sia stato Torino, che sono state le mie esperienze, io non ho mai avuto dei rapporti confidenziali con un giornalista, io non ho mai preso un caffè con un giornalista, ma guarda la comunicazione. Se ci andiamo ad ascoltare le mie conferenze stampa, io sono stato sempre molto molto pacato, molto tranquillo, ho solo detto che a volte c'erano delle situazioni che non mi piacevano, non credo di, forse non so neanche se di aver sbagliato qualche verbo, forse ho detto forse una piccola parolaccia qualche volta che magari domani ne terrò tesoro e non la dirò più, perché magari c'è qualche bimbetto che può ascoltare, giustamente bisogna essere degli esempi, ma nella mia comunicazione mi hanno fatto passare, perché era più facile abbattere Petrarca, perché tutto l'intero sistema della comunicazione aveva piacere che non ci fosse più Gianluca, che non ci fossero delle notizie. E quindi io la vedo in questo modo qua, è normale che nel momento in cui ci sono state delle difficoltà, non di campo, delle difficoltà in cui la società stessa che avrebbe dovuto difendermi non l'ha fatto, apri di cielo, e là si sono divertiti tutti i giornalisti con i quali io non c'avevo rapporto, che comunque me l'avevano giurata, non sto qua a dire nomi e cognomi, lo potrei anche fare, di quanti
mi hanno detto alla prima situazione ti distruggo, ti faccio questo, ti faccio quest'altro. E sono andato avanti per la mia strada pensando di avere una società alle spalle che mi tutelasse e mi aiutasse. Rimanderesti a Pallotta quel messaggio che poi è stato quello che ha determinato un po'? Non è stato un messaggio sgradevole, è stato solo un messaggio di confronto, che poi in realtà non c'è mai stato, non è mai arrivato, quindi non ho offeso. Io mi reputo una persona educata e so cos'è il valore del rispetto, ne ho parlato all'inizio. Sicuramente io volevo in quel messaggio, il mio era un grido d'aiuto, vieni, proteggimi, dammi la forza, perché io sto cercando di lavorare per te, sto cercando di far sì che le cose vadano in un certo modo, voglio e vorrei che tutto quanto ti rappresentasse nel migliore dei modi, cercando di cambiare un trend che non lo dice Petraghi, lo dice il mondo del calcio, a Roma non funziona. Quindi voglio dire, io ho cercato solo di fare, certo che lo rifarei, perché ho detto la mia sarebbe stata una morte lenta, un'agonia, come lo è stata per tanti allenatori, come lo è stata per tanti direttori e per tutta la gente che è passata da Roma. Cioè, voglio dire, e ribadisco, questo lo dico qua, non è il tifoso, non è la pressione del tifoso, perché forse è la cosa più bella che c'è a Roma, forse si dà poca importanza a cos'è la Roma da un punto di vista di tifoseria, di carnalità che c'è nel tifoso da Roma, per il romanista la Roma è la fede, e purtroppo a volte non si fa chiarezza, non gli si dice in faccia le cose come stanno ai tifosi. Forse il fatto che io le abbia fatto e non toccava a me a volte dire come stavano le cose, questo ha dato fastidio. Se mi devo dare una colpa, forse può essere questa, di essere stato troppo chiaro con la gente e col tifoso a dire come stava la situazione. Tutto qui. Gianluca, lingua. Eccomi. Allora, salve direttore. Senta, io avrei alcune domande. La prima è sulla piramide decisionale di Trigoria, no? Lei ha descritto l'ambiente di Trigoria, è stato molto, molto chiaro, però io so che lei ha dovuto rispettare dei parametri imposti dalla società, poi aveva piena libertà nell'acquistare o meno un calciatore. Ecco, nel momento in cui lei puntava un calciatore e aveva il nome e rispettava questi parametri finanziari, economici, poi c'era qualcuno che metteva bocca su questo acquisto, oppure era libero di fare quello che voleva sempre rispettando certi paletti economici? No, io sono stato libero di poter scegliere, non c'è stato nessun condizionamento, neanche come qualcuno erroneamente diceva, Franco Baldini dava la lista della spesa. Franco non si è mai permesso di dirmi o di obbligarmi a prendere un giocatore, mi ha sempre rispettato, ha rispettato il mio ruolo. E poi io quelle che erano le conversazioni interne tra lui e il presidente Pallotta non le conosco, non ero dovuto a saperle. Però io, da un punto di vista prettamente squisitamente calcistico, la Roma mi ha lasciato scegliere, mi ha lasciato fare. Il problema non era sostanzialmente quello, era tutto il resto che purtroppo doveva essere supportato, perché ribadisco, diventare vincenti lo si diventa creando un gruppo, creando un ambiente, non avendo gente all'interno che ti rema contro, che spera che le cose vadano male o che magari non so, c'è un cambio di modulo, faccio un esempio, e lo dobbiamo sapere solo noi per cercare di avere dei vantaggi nella partita successiva, perché magari possiamo fregare l'avversario. Io dovevo stare attento a mandare gli steward in giro, ma non erano gli steward, era gente che ci avevo dentro, non è che gente che si appiccicava lì alla cosa di Trigoria. Purtroppo c'erano dei topolini, come diceva il buon Spalletti, ho risentito una sua intervista e mi ha fatto ridere, che naturalmente i topini benissimo, però questo è sempre successo nel calcio. Io ricordo che Conte agli europei era uguale, metteva le guardie francesi per non far vedere gli allenamenti, insomma è una cosa che c'è sempre stata. Io più che altro le volevo chiedere, ma al di là dei moduli, ma come mai ci sono stati tutti questi infortuni alla Roma?
La scorsa stagione nella Roma ci sono stati circa una sessantina di infortuni tra traumatici e muscolari. Ecco, questo da cosa è dipeso? Dalla preparazione atletica, dagli addetti al recupero degli infortunati, insomma si è fatto un'idea di questo, perché il modulo sì, chiaramente può aiutare l'avversario, però quello che secondo me ha influito molto nella scorsa stagione sono i tanti giocatori di livello che non hanno potuto partecipare alle partite con continuità. Ritorno al discorso che hai fatto prima, tu hai dato una bella risposta, che questa è la sintesi. Ma è sempre successo dappertutto. Non è vero che c'è la voglia di voler andare a cercare di avere notizie, di sapere delle situazioni, di entrare all'interno di quella che è la struttura, ma uno poi cerca disperatamente di tirarli fuori, e in determinati posti questo accade, c'è molta omertà, c'è molta riservatezza, c'è molta restrizione su tante cose. Uno poi ha detto, sei un giornalista di Roma, ma tanto funziona così e così deve essere. Non deve essere così, non è quello la cosa giusta, quella è una cosa che si deve piano piano sconfiggere, che se tu togli le persone che parlano, poi voglio vedere chi è, cioè alla fine quelli siamo. Cioè, faccio un esempio così arrivo al dunque, se io entro nel mio spogliatoio e sono con i miei giocatori e poi viene fuori che Petraghi dopo Sassuolo redarguisce la propria squadra spiegando loro che bisognava dare di più, bisognava non perdere quantomeno la faccia, visto che in 30 minuti abbiamo preso 20 gol. E non ti ha cacciato nessuno dallo spogliatoio, vero Gianluca? E chi mi poteva cacciare? No, perché a Roma si dice che Fonseca ti aveva mandato via dallo spogliatoio, non è così. Ma assolutamente no, a me non mi ha cacciato nessuno. E nessuno si poteva permetterle di farlo, non esiste proprio. Ma non è questo il punto è dire che dopo magari neanche finita la partita, già fra il primo e il secondo tempo già era venuta fuori sta notizia. Cioè da chi è venuta fuori? Non penso ai giocatori che stavano in campo. Cioè, quindi torno a dire che magari c'è qualcuno che strumentalmente diceva che Petrachi è stato calciato dallo spogliatoio. È questo che non va bene. No. Come fai tu a vincere se non semini qualcosa di importante all'interno della tua struttura? Perché magari c'era qualcuno che dava fastidio a Petrachi. Allora, un attimo solo. Sugli infortuni, che idea si è fatto? Dovresti fartela tu sugli infortuni. Tu vedi la gente che c'era prima che arrivassi io, che hanno avuto il record, e la gente che è rimasta. Se è cambiato qualcosa a livello di medico, staff e quant'altro, cioè, evidentemente questo è qualcosa che non funziona, ma no, questo non posso dirlo io, siete voi più che fate notizie a raccontare quelli che sono gli eventi. Io volevo chiedere al direttore Petrachi, poi gli fai questa domanda di Giuseppe? Sì, gliela posso fare anche adesso. Questa è una delle cose che... Sì. Esatto. Attribuiscono a Petrachi, diciamo, come cose negative, come errore l'acquisto di Paolo Lopez. Esatto, la domanda, direttore, è questa, ce la fa un ascoltatore che si chiama Giuseppe e dice: potete chiedere al direttore chi lo ha convinto che Paolo Lopez fosse un grande portiere e adesso dobbiamo giocare con un portiere di quasi 40 anni? Ma chi l'ha convinto? Io credo che Paolo Lopez sia un buon portiere. Io credo che per il girone d'andata l'ho dimostrato ampiamente che la scelta era stata una scelta giusta. Credo che si abbinasse anche bene con quello che era il credo calcistico di Fonseca, cioè di avere tra virgolette anche un libero aggiunto, perché il mister ama partire dal di dietro, quindi creare la sovrietà numerica dal di dietro, e Paolo Lopez da questo punto di vista rispecchiava in toto quelle che erano le caratteristiche che l'allenatore voleva. Certamente io credo che fino al derby tutti quanti erano non contenti, di più lo stesso Walter Zenga, che non è l'ultimo dei cretini, aveva detto complimenti a chi ha scelto Paolo Lopez, perché secondo me è una delle più belle realtà dei portieri che c'è in Italia quest'anno. Poi dopo il derby sicuramente si è inceppato qualcosa, credo che nella testa del giocatore sia subentrata un pochino di insicurezza, certamente non va a suo vantaggio, perché la forza soprattutto mentale deve essere quella di un portiere, ma ne deve uscire da solo, perché è solo da solo che si può aiutare. Certamente io poi purtroppo sono andato via, poi lui si è fatto male, si è rotto il polso, anche questo è un deterrente
negativo nei confronti di un giudice. Se un portiere si rompe il polso, cioè fa il portiere, usa le mani, sicuramente qualche piccola problematica in testa ce l'ha. Chi ha giocato a calcio certe cose le comprende, chi non lo ha fatto pensa che sia una cosa normalissima. Aggiungiamo, questo Gianluca, non va, scusa che non, non prezzo... va a giustificare quelli che sono stati poi gli errori di Paolo Lopez, perché ha fatto delle partite in cui sicuramente, soprattutto quella in Europa League, ha fatto delle cose non della sua forza, di quella che è la sua caratteristica migliore, la reattività. Se ci ricordiamo la parata fatta a Bologna quando vincemmo al 94esimo, quello è il Paolo Lopez reattivo che conoscevo io. Per di più, vorrei anche dire questo, che non è vero, come risulta fuori, che Paolo Lopez è stato pagato 30 milioni. Bravo. Perché questa non è una verità. Paolo Lopez è stato pagato 18 milioni più la metà del 50% di Sanabria. Poi quanto uno voglia valutare oggi Sanabria, il cartellino di Sanabria, il 50%, può fare presto, però realmente il cartellino di Paolo Lopez è stato pagato 18 milioni. E io credo, e questo qualcuno può essere, qualcuno mi smentirà anche, io sono convinto che se Paolo Lopez si ritorna in sé mentalmente, può tornare a essere il portiere che già lo scorso anno a metà stagione già ci stavano chiedendo, perché lo volevano già nella squadra dei Premier, e quindi questo lo posso dire tranquillamente. Spero per lui che si ritrovi. Poi le cose tutti le possiamo fare, le possiamo sbagliare. Oggi sicuramente il rendimento di Paolo Lopez è deficitario, però io rinnovo l'idea di non aver sbagliato il giocatore, soprattutto per quello che mi ha dimostrato e gli ho visto anche fare. Non ultimo cito l'intervista di Mirante, che l'altro giorno intervistato ha detto: io sto facendo il titolare, sono felice, ma vi posso garantire che Paolo Lopez è veramente fortissimo. Sue testuali parole, non le mie. Quindi c'è da dire che un portiere come Mirante, navigato, che voglio dire, ha conosciuto di tanti portieri, ne ha avuto anche in coppia di tanti bravi, se si è espresso in questo modo non l'ha fatto solo per dei convenevoli, credo che ci ha creduto e ci crede in quello che ha detto. Direttore, io vi faccio due nomi. Il primo è Paulo Fonseca, quindi volevo chiederle che cosa pensa dell'allenatore della Roma. E il secondo nome che le faccio è Antonio Conte. Se effettivamente, quando è arrivato a Roma, ha provato, anche lei ha dato i buoni rapporti, comunque, a convincere Conte a sposare il progetto che lei stessa aveva sposato, cioè quello della Roma. Guarda, su Antonio Conte se ne sono dette tante. Tanti hanno detto, hanno fatto, hanno scritto. La verità la sappiamo solamente io e lui, è un'altra persona. Quindi questo rimane tra di noi. Non mi va oggi di dire delle cose sicuramente che non hanno senso dire oggi, però la verità la conosce Antonio e la conosce un'altra persona, punto. Quindi poi alla fine, magari poi fra qualche anno uscirà fuori, magari sarà, perché poi nel calcio poi alla fine si sa tutto di tutti, magari la verità assoluta verrà fuori. Allora, intanto mandiamo i saluti di Claudio e di Fonseca. Le avevo chiesto di Fonseca, sì. Ah, ecco. Che allenatore è? Ma Fonseca, secondo me, è un allenatore che ha delle idee innovative. È un allenatore che l'ho scelto anche in funzione di questa sua attitudine a un calcio propositivo, a un calcio offensivo, a un calcio fatto di gioco palla a terra, velocità di pensiero, giocate memorizzate, codificate. Certamente il campionato italiano poi presenta delle difficoltà sulle quali lui poi si è imbattuto e ne ha fatto tesoro, e spero e mi auguro che in futuro ne farà tesoro. Il problema è che prima le capisci, prima le fai tue, prima riesci a capire, e prima diventi forte. E poi, se vuoi essere e rimanere ancorato a certi tipi di meccanismi, oppure magari tra virgolette non ascoltare il consiglio di chi magari ti può aiutare in questo tipo di contesto, questo poi diventa soggettivo. Sicuramente Fonseca ha delle qualità, secondo me se migliora in alcuni aspetti
e secondo me può avere sicuramente una carriera brillante così come sta avendo, però a mio avviso deve perfezionare ancora qualcosa per diventare un top. Enrico e poi Ilario. Sì, allora intanto ti mando i saluti di Claudio Vigorelli che mi ha scritto che mi parla benissimo di te, come Claudio Vigorelli, il procuratore di Zaniolo, del saluto di Eto'o. E ho le sensazioni, ne parlavo spesso con Ilario, intanto parlavo con Pallotta, che lui mi ha fatto capire che su di te gli avevano detto proprio, non proprio la realtà, lui questa cosa l'ha percepita, forse ormai era tardi, la Roma era venduta. Comunque ti volevo fare una domanda sul passato e sul futuro. Una, se la Roma ti chiamasse, se tu ritorneresti alla Roma ad oggi. E una persona che lavora dentro Trigoria, che è un lavoratore come te, mi ha detto che tu stai facendo tutte cose giuste, ma sei stato troppo istintivo, troppo... Un romanista vero, mi ha detto sì. Che se avessi fatto le cose con un po' più di calma, un po' più di fino, avresti vinto tu. Che cosa ne pensi di queste due osservazioni? Ma mi fa piacere questa cosa di Pallotta, forse perché a distanza di tempo, perché poi il tempo è galantuomo nella vita, forse si è reso conto che gli avevano raccontato... a mio avviso tante inesattezze, tante cose non vere, e questo me ne dispiace, perché poi alla fine tanto chi ne ha pagato le conseguenze in primis è lui, perché in tanti anni purtroppo non si è fatto mai amare, forse perché non è stato mai rappresentato totalmente per quello che lui era. E per quanto riguarda l'altro romanista vero che sta dentro Trigoria, sì, è vero, forse avrei potuto fare un pochino, giocare un po' di fioretto, cercare di aspettare un attimino a vedere come andavano gli eventi, però la mia istintività, la mia voglia di cambiare, la mia voglia di portare tutta gente positiva, vogliosa, di voler costruire qualcosa che fosse vincente, anche perché i ragazzi stesso, adesso come posso dirti, cattiveria, qualcuno andava a dire in giro che io non ero amato dai miei giocatori, che non, cioè, sicuramente loro devono amare le loro mogli o le loro fidanzate, non devono amare me, sicuramente i miei giocatori avevano grande rispetto e sapevano quello che io stavo facendo per loro e cosa si stava costruendo insieme, e non sto qui a dirvi, a elencarvi tutti i messaggi che mi sono arrivati quando sono stato allontanato. Mi posso garantire che anche quelli che qualcuno ha cercato di mettermi contro sono stati forse i più veri, i più sinceri, e quindi questo ho apprezzato molto. Quindi voglio dire, io ho cercato sempre di andare a tutela di questo gruppo, di questi ragazzi e del progetto, perché il progetto era importante, perché se poi io parlo con Zaniolo, ecco, faccio un esempio, Zaniolo ogni tanto in senso bonario gli ho tirato le orecchie, tanto lavoro l'abbiamo fatto insieme a Vigorelli, perché qualche volta magari il ragazzo qualche ragazzata la faceva, però io sono stato sempre ad aiutarlo, stargli bastone e carota, come si suol dire, ma Zaniolo mi ha sempre rispettato, ha sempre portato grandissimo rispetto con me, quando c'è stato da pagare una multa l'ha pagata, quando è venuto su nel mio ufficio a chiedere scusa per quello che era successo lo ha fatto. Quindi cioè, io credo che questo è il rapporto che si deve instaurare. Poi la coerenza è dire le cose in faccia ai giocatori, premi e paga sempre, non che dalla pacchetta sulle spalle, se sei migliore, sei più bravo, e poi il giorno dopo magari lo vai a criticare, cosa che spesso accade nel nostro ambiente, ahimè. Quindi voglio dire, hanno alimentato delle cose assolute, assurde, e quindi io prima cercavo di allontanare determinata gente che poi raccontava queste frottole, queste falsità, proprio per buttarmi giù, no? Per screditarmi. E quindi forse ho accelerato questo tipo di processo. È probabile, questo amico, questo super tifoso di Trigoria che dice questo, è probabile che questo sia stato un errore da parte mia, quello di voler subito, immediatamente allontanare il feticcio che c'era, la gentaglia, i tanti parassiti che stanno lì dentro. E quindi io sinceramente non rinnego quella che era l'idea. Forse come tempistica, se avessi aspettato un pochino,
chissà, magari qualcosa sarebbe cambiato, però vedevo che c'era troppa dispersione. Alla fine mi giravo a destra, non trovavo nessuno, mi giravo a sinistra e trovavo neanche le ombre. Alla fine era evidente che era abbandonato da un certo tipo di discorso, però ribadisco, se io ho cercato disperatamente appunto questo confronto con Pallotta proprio per spiegargli quello che stava accadendo, non c'è stato pazienza, ahimè, tornare alla Roma, la Roma uno ci dovrebbe tornare sempre. Io mi ricordo che quando si parlava di me alla Roma incontrai Walter Sabatini e mi disse: Gianluca, io te lo auguro di vero cuore, perché se è vero che devi andare alla Roma ci devi andare di corsa, perché la Roma è tanta roba, la Roma ti rimane dentro, la Roma è qualcosa di importante. E siccome Walter Sabatini è una persona che stimo, per di più è stato anche il mio direttore sportivo quando giocavo nel Perugia, presi tutto quello di buono che mi disse, ed effettivamente la Roma ti rimane, anche se io sono stato un anno un po' così, è evidente che però devi tornare a Roma. Se ci torni, e se un giorno ci tornerò, bisogna tornarci cercando di, a maggior ragione, di avere la forza di poter fare determinate cose che ti aiutano poi a provare a fare qualcosa di importante. Io tante volte ho seguito, ho visto anche quello che dicevano di Capello ai tempi. Il Capello ha avuto, è un grande allenatore ed è un grande gestore, ha vinto di tutto e di più, però a Roma ha avuto la forza, si chiamava Franco Sensi. Se non avesse avuto alle spalle il suo presidente che gli facesse fare quello in cui lui credeva e quello in cui l'avrebbe portato alla vittoria, anche il buon Capello avrebbe fallito. Questo ve lo posso mettere per iscritto, perché senza società non si vince. Direttore, ma non hai mai parlato con la nuova proprietà? Cioè, qual è la situazione adesso? C'è un contenzioso con la Roma che sta agendo senza direttore sportivo, e volevo chiedere appunto un pensiero. La Roma sta facendo il mercato senza un direttore sportivo e sembra che stia riuscendo. Su Mkhitaryan, che tu hai portato, c'è riuscita, sembra che possa portare a casa anche Smalling, hanno acquistato Kumbulla e adesso Borja Mayoral. Ti volevo chiedere anche una valutazione, e poi ecco, zero rapporto con la nuova proprietà, con i Friedkin, c'è comunque un qualcosa in essere? No, io i Friedkin li ho conosciuti con un pranzo a Trigoria, credo che fosse stato, non so se era dicembre o se era gennaio, non ricordo, quando vennero a Roma facemmo un pranzo molto, molto tranquillo, si parlò anche di quello che era il metodo, su come scegliessi i giocatori, su quello che era il mio modo di lavorare. Furono molto, molto cordiali, padre e figlio erano molto interessati a sentire quelle che erano le situazioni. E poi quello successivo fu quando ci fu quasi la vendita, e poi saltò ai primi di febbraio, e fui chiamato in sede per parlare di quelli che erano i programmi futuri della Roma. Quindi io i programmi futuri della Roma li conosco, sapevo ero stato proprio io a chiedere: che intenzione avete? Dove volete arrivare? Cosa volete fare della Roma? Queste sono state domande che io ho fatto. Non c'erano né padre né figlio, però c'erano i suoi uomini di fiducia, i suoi avvocati, chi stava facendo la trattativa in chiusura, naturalmente, perché veramente lì erano quasi alle firme. Io ho saputo delle cose, però io poi non ho mai più né visto né sentito, né tantomeno sono stato avvicinato dai Friedkin, quindi non so quelle che sono e saranno le loro intenzioni. Certamente quello che è dato sapere è che io sono in causa con la Roma, mi hanno licenziato per una giusta causa, che loro reputano una giusta causa. Naturalmente io nelle sedi legali mi difenderò e cercherò di far capire loro che questa giusta causa non esiste. In questo momento non sarebbe il caso appunto di avere un rapporto con Friedkin, con chiedere di incontrarli, no? Ma cioè, vuol dire, io non è che io non sono ammalato che cerco il dottore, cioè forse dovrebbe essere viceversa.
è loro che hanno bisogno di un direttore sportivo. Poi, che sia Petrachi, che sia un altro, sicuramente sono loro che necessitano di una figura troppo importante. Se una figura di spessore, perché poi ci sono, tante figure che non lo sono, che magari stanno lì perché bisogna per regolamento avere anche un direttore sportivo, ma magari non esercitano, non fanno fare ai presidenti, fanno fare. Se uno prende un direttore sportivo che si rispetti, allora questo bisogna dargli delle responsabilità, se deve anche assumere, perché poi, attenzione, si sta parlando tanto di ciò, ma Petrachi, se le avessero fatto fare tutto quello che era nelle sue possibilità, e poi bisognava tirare il conto. Poi Petrachi diceva ha fatto bene, ha fatto male, è da tenere, deve mandare via, e questo dice la storia. Però io mi sono sempre esposto, mi sono sempre assunto le mie responsabilità e ho sempre voluto farlo, perché il mio ruolo l'ho sempre preso di petto, non mi sono mai fatto condizionare da fattori esterni, ci ho messo sempre la faccia e ho sempre fatto quello che c'era da fare. Quindi oggi non è che Petrachi deve cercare di parlare con i Fredkin, assolutamente, se loro vorranno, qualora volessero saperne di più, come oggi, dopo non so quanti mesi di corteggiamento che Enrico mi ha fatto per farmi fare questa diretta in radio, magari capiterà ma magari non capiterà, perché a loro non gli interessa parlare con Gianluca, non gli interessa sapere quello che Petrachi ha vissuto, e magari si faranno raccontare delle cose da gente che sta lì e che c'era anche l'anno scorso. Bisogna capire che cosa gli racconteranno. Ti avevo marcata uomo, vedi? Sei stato veramente abbastanza tenace. Non fossi stata una bella donna l'avrei capito, però veramente. Senti, mi hai corteggiato in una maniera incredibile. Che calciomercato è questo? Ti faccio una domanda, per esempio, per te Chiesa ci va alla Juve, sì o no? Chiesa, so che è un giocatore che piace tanto alla Juve, ma già secondo me l'anno scorso sarebbe, secondo me, potuto andare alla Juve. Poi credo che il commisso lo abbia trattenuto, giustamente, il nuovo proprietario, una persona con tanto entusiasmo, ha cercato di far capire al bimbetto, perché Chiesa è comunque un bimbetto, che era giusto che rimanesse, che il presidente voleva fare anche una Fiorentina forte. Poi quest'anno, adesso le dinamiche non le conosco, credo però che il fatto che la Juve sia stata sempre interessata a Chiesa, e lo è tuttora, credo che non sia una novità, ecco. Direttore, ma c'è qualche squadra che si è avvicinata a Gianluca Petrachi? E quanto manca a Gianluca Petrachi proprio vivere il mercato in prima persona, dopo ovviamente tanto tempo? Ma guarda, posso dirti che non mi fermavo da 16 anni, esatto. Cioè, mia figlia ha 16 anni, io l'ho vista pochissimo, quindi a oggi mi sto godendo una signorina che sostanzialmente vedevo una volta ogni 15-20 giorni, perché purtroppo la mia famiglia rimane sempre giù, perché mia moglie insegna, quindi gli spostamenti e le problematiche familiari poi bisogna essere messe al primo posto. Ma il fatto che io mi sia fermato in questi 3 mesi, sinceramente mi sta dando anche un po' la possibilità anche di recuperare, perché sono stati 16 anni full, passato da Pisa, in cui ho fatto delle cose forti, importanti. Si è vinto un campionato dopo 14 anni e ho perso gli spareggi per andare in Serie A. Ho preso il Torino nel 2012, che era in Serie B, e dopo un anno e mezzo lo si è riportato in Serie A, lo si è riportato in Europa. E 9 anni con Cairo, posso garantire che sono 18 con un altro presidente, sono almeno il doppio. Quindi non me ne voglia, ma è la verità, quindi molto molto esigente. Quindi piazza importantissima Torino, che naturalmente viveva e voleva ritornare nei vecchi fasti del passato. Quindi il fatto che mi sia fermato forse un po' mi sta anche piacendo, quindi il fatto che non mi fermi poi tanto, no, perché poi il calcio manca, soprattutto mi sta mancando non andare a vedere live le partite, perché
quando si ferma un direttore sportivo, quella è la cosa più bella, poter andarsi a vedere personalmente i giocatori che si sceglie, che gli piacciono live, perché poi quello è tutto un altro. Quindi qualche volta lo fai fugacemente quando lavori, qualche volta fai toccata e fuga. Oggi che potrei andare a girarmi l'Europa, non solo il Sud America, per esempio, non vado in Brasile da quando ho comprato Bremer al Torino, mi piacerebbe tanto, purtroppo gli stadi chiusi non mi permettono di lavorare come mi piacerebbe fare. Ma qualcuno è arrivato a bussare al telefono perché alla porta non si poteva, di Gianluca Petrachi? Sì, devo dire di sì, c'è una squadra importante, molto importante, però bisogna che si aspetti, c'è da aspettare, c'è da pazientare, adesso bisogna che finisca questo calciomercato, poi sicuramente più in là potrà accadere qualcosa, sicuramente però qualcosa è arrivato e mi ha anche molto gratificato. Bene, ci stiamo per salutare. Ilario, avevo l'ultima. Posso? Al volo? Allora, spesso Gianluca hai sottolineato le multe, io le mettevo, le facevo pagare, perché qualche albatros ci diceva che prima le multe le mettevano e gliele toglievano. Ma ti volevo chiedere, la tua intervista post-Covid, che hai detto erano mosci, hai fatto arrabbiare in tanti, poi la Roma ha perso 3 partite consecutive, forse hai visto lungo. Potevano diventare 4 se Zego non si inventa quel gol con la Sampdoria, in cui la differenza l'ha fatta il bomber, non fu una partita giocata. Sì, perché noi partimmo benissimo, partimmo veramente, ci siamo ritrovati dopo il lockdown, eravamo carichissimi, tutti i ragazzi strepitosi, tutti che volevano rientrare, volevano giocare, nessuno era andato a casa, si era fatto in modo, in maniera che tutti rimanessero a Roma. E abbiamo fatto 20 giorni, che se in quei 20 giorni incontriamo qualsiasi squadra, a mio avviso la battiamo. Dopodiché c'è stata un po' quasi una... Io credo che il giocatore vada sempre tenuto un pochino sulla corda, perché comunque è vero che non devi stare sempre a fare il cane, come si suol dire, però poi devi anche saper leggere determinate cose. Io più passavano i giorni, più vedevo che la squadra si ammosciava, più la squadra iniziava a deprimersi, più la squadra vedevo mancanza di motivazioni, cosa che invece i primi 15-20 giorni eravamo, parlo di tutti quanti quelli che naturalmente eravamo lì dentro, eravamo a 3.000 tutti quanti. E questo mio grido d'allarme ho iniziato a estenderlo, ne avevo anche parlato, non è che mi stiano piacendo tanti, non si stanno allenando secondo me, ma non era una forma di era proprio una forma di attenzione, dire ragazzi che se ci alleniamo così ci asfaltano nelle prossime 3-4 partite. E infatti. E quindi perché io poi non sono uno che, io gli allenamenti li vedo tutti, quindi nessuno mi può mentire, mi può ingannare, come quello che dice, detto io merito di giocare, ma ti sei visto al campo? Ti sei visto gli allenamenti che hai fatti? Come pretendi di poter giocare? Io prendo l'esempio di Ibanez, quando è arrivato sembrava di stare in vacanza, ho detto Ibanez, io ti ho preso e per me è stata una scommessa, ma se tu non cambi atteggiamento, non ci metti la sana cattiveria, tu qua nel titolare non lo diventerai mai. Poi ho sbagliato a prenderti, perché poi magari ti dovrò ridare a una squadra provinciale, perché non puoi, nella Roma se non giochi col coltello tra i denti e la voglia di voler ambire a diventare un giocatore importante, non giocherai mai. Quindi o cambi registro, oppure io devo ammettere a me stesso che ho sbagliato a prenderti, perché ho sbagliato. Glielo potete chiedere a Ibanez, se lo ricorderà molto bene. Sono stato molto duro con lui, sono stato molto, ma molto vero, molto, molto concreto. Il ragazzo, devo dire che mi ha ascoltato. Il ragazzo è partito subito, ha dato la svolta, perché era un po' indolente, sai, poi il brasiliano tende un po' a esserlo, no? Ogni tanto si addormenta, ogni tanto c'ha questo tipo, e forma, ha tanto talento, ma caratterialmente a volte si distrae un pochino, anche un po' pensando a essere bravo tecnicamente, si appaga con se stesso, e invece quello è il momento che lo perdi. E quindi io gli sono stato addosso come a lui, come magari facevo settimanalmente, singolarmente con qualche giocatore. Quindi chi più chi meno, tutti hanno avuto a che fare, a parlare con il loro direttore, sempre però in maniera costruttiva e sempre in maniera di dare delle motivazioni, calcio e motivazione. Noi,
Noi direttore ti ringraziamo tanto, ti auguriamo le cose più belle, dai un abbraccio a tua figlia che te la stai godendo, ma ti rivogliamo molto presto in una squadra di calcio, perché di uomini come te il calcio ha bisogno. Grazie a Gianluca Petrarchi da Radio Radio. Io ringrazio voi e della possibilità che mi avete dato per poter parlare e molto serenamente esprimere quelli che erano i concetti, perché poi soprattutto il tifoso a volte non si spiega tante situazioni, tante cose, perché poi non riesci poi a spiegarti come vorresti, quindi poterlo fare così in maniera serena a distanza di tempo, quando naturalmente oggi non lavoro più per la Roma e quindi non ci sono né conflitto di interessi né nulla, sicuramente mi ha permesso di essere totalmente me stesso. Bene. Quindi vi ringrazio per questo. In bocca al lupo. Grazie di cuore, grazie, grazie direttore, grazie.